Il presidente di Alis Guido Grimaldi e il vicepresidente Marcello Di Caterina incontrano nel pomeriggio il ministro alla transizione ecologica Roberto Cingolani. Un documento con le proposte green del cluster al centro del dialogo con il governo. Alle 16 conferenza stampa di EMA sul vaccino AstraZeneca, possibili nuove indicazioni sull'uso del farmaco. Intanto oggi è stato firmato l'accordo per vaccinare i dipendenti in azienda. L'indice PMI composito in Italia cresce ma sotto le attese, a marzo a 51,9 punti, ma gli analisti stimavano 3 decimali in più. Nell'eurozona il termometro del settore manifatturiero sale a 53,2, oltre le attese. Il presidente dell'antitrust Roberto Rustichelli continua la battaglia per la semplificazione degli appalti pubblici che rappresentano l'11% del PIL. Tagliare la burocrazia per tagliare i costi alle imprese, lo slogan per la ripartenza.